Bella a tutti, raga! Oggi siamo ritornati qui con un nuovo video. Allora, innanzitutto, visto che siamo arrivati a 71 iscritti, quindi grazie. E poi, oggi, come avete letto dal titolo, andrò a far vedere tutta la mia collezione di slime. Allora ragazzi, alcuni slime io li ho buttati perché alcuni si erano sciolti, alcuni non si volevano addensare, alcuni non si volevano morbidi, ho detto basta, li butto, alcuni perdevano le palline, eccetera. Quindi ne sono di meno. Qualche 10 slime, sì, 10 o più di 10. Quindi direi di incominciare. Allora, partiamo dai slime comprati. Allora, come slime comprati ho questo che è il Glacier Slime, cioè l'iceberg slime, guardate, che vi ho fatto vedere nell'acquisti dai cinesi in un video precedente, non mi ricordo quale. Ok, scusate, devo chiudere la porta, guardate. E appunto queste sono quelle lagelli che si spezzano. Però questo è un po' più denso. Poi c'è un altro uguale a questo, ma non è il Glacier Slime, ma è il primo slime uscito in edicola. Ok, questo qua io gli do un 7. Poi c'è questo che è della Cushion, è il primo slime uscito. Non sono sicura che sia della marca Cushion, quindi non vi vorrei dire una bugia, ma è della marca Skifidol. Scusate. Aia! Guardate, questo è molto più denso. Però, ragazzi, questo puzza di una maniera incredibile. Puzza di muco. E questo è molto più denso dell'altro. E però è più piccolo di questo. E comunque è questo, molto bello. E poi c'è, no, non è chissà quanto gelatinoso, comunque è tipo un jelly, sì. E appunto la scatolina è più piccola perché l'ho preso dalle patatine queste. Poi, ok, non si vede il Glacier Slime. Poi ci sono i due pasta magica. C'è la pasta magica normale e invece c'è la pasta magica crunchy. Allora ragazzi, avevo anche il Butter Slime, però si è indurito, quindi ho dovuto buttare. Avevo anche quello là crunchy, quello là con le palline. No, non il crunchy slime e non il butter crunchy, comunque quello. Apriamo prima la pasta magica, che questa il prezzo è di 3,50 euro. E io appunto l'ho presa per il mio compleanno, perché sono andata a fare shopping con le mie amiche, e l'ho presa blu glitterato, sì, e si chiama Zaffiro Blu. È odorato in una maniera di ciliegia incredibile. Vabbè, questo ovviamente è una pasta magica, ma non è lo slime, cioè sì, è slime, però pasta. Infatti quando io lo sono andata a comprare della signorina, ha detto guarda che questo non è slime, ma è pasta. È pasta slime, ha detto. Ho detto sì, lo sapevo. So
che appunto questa. Io l'ho un po' ammorbidita aggiungendo dell'amido di mais, perché ragazzi era troppo dura. E appunto è molto bella. Poi c'è la pasta magica crunchy, che questa qua è perlata e profumata ed è ai petali di luna crunchy. E niente, pasta squishy, pasta magica, perlata, profumata. E questa è molto più morbida rispetto alla pasta magica. Guardate. E anche questo ha un odore fortissimo di fragola. Guardate. Facciamo la differenza. Prendiamo solo la pasta magica. Da sotto. Ed è molto più morbida. Per ragazzi, le palline insieme a questa pasta magica. Guardate. Fanno dei rumori ASMR fantastici. E appunto questa è molto morbida. Non proprio morbida come uno slime, però. Ok. Poi ci dobbiamo muovere perché praticamente ho fatto mostrare quattro slime, cioè, ma che non ancora 7 o 6, però va bene. Allora, poi come ultimo slime comprato, sì, c'ho questo che non è uno slime, ma ho comprato una tipo Model Magic per fare il clay slime, il butter slime. E niente, si chiama Super Duffy, l'ho pagata 1 euro. Questa qua è morbidissima. Questa qua è uguale alla Model Magic. Però per 1 euro è un po' poca. Cioè io da cinesi questa qua 1 euro, però nella busta più grande la pago sempre 1 euro, però cioè, ragazzi, mi arriva una bustona così. Invece questo è piccolo. E che non avevo la possibilità di andare dai cinesi. Ok. Adesso incominciamo con i slime fatti da me. Incominciamo con il banana slime che vi vendo comunque. Slime. Bello. Poi c'ho l'unicorn slime che ci ho messo questi qui, che sono dei fogli così, guardate, aspettate, questo colore che aspettate, non riesco a cacciare, ecco, cioè, ce li ho messi un sacco, però non si vedono. Cioè ragazzi, ci ho messo tipo tutto il foglietto. E dell'unicorn slime che stai prevendo. Bellissima, ragazzi. Bellissimo. Poi c'è il crunchy slime. Rosa cipria con le maxi perle, cioè rosa pastello con le maxi perle bianche, molto bello. E devo dire la verità, è molto crunchy.
Cioè, non ho messo tante palline perché non volevo fare più di perle. Però era bellissimo. Ho messo tipo 6-7 palline. Bim, bim, bim. Ci mancano altri 3 slime. Ci dobbiamo muovere. Poi c'è il pizza slime che non guardate qua. Che appunto ho fatto anche il video del pizza slime, però lo devo ancora caricare, va bene. E qui ho fatto una pizza slime e poi la sono andata a mischiare. E uscirò questo bellissimo slime di questo colore. Che è bordeaux. Cioè, ragazzi, è bellissimo questo, ya. Questo qua non lo vendo perché è bellissimo. C'è anche l'unicorn slime che è bellissimo. Però questo qua è di una combinazione, cioè, non potrei mai riuscire a fare. Invece l'unicorn slime, il banana slime, il crunchy slime. Sì, già sulla ricetta. Invece questo qua è venuto a caso e quindi la voglio tenere. Semmai ne vendo una. Così ho più grande, sì, più grande e raga è bellissimo. Ok, mi sembra fatto con la colla Cleopatra. Ok, poi altri due slime, c'è questo qua che l'ho fatto per lo speciale di iscritti. Infatti per i 100 iscritti faccio lo slime da 1 kg. Questo qua invece è da 600 grammi, guardate. Guardate, e appunto questo qua l'ho fatto con la colla gioco, quindi non è venuto tanto bene. Cioè sì, si allunga, però a un certo punto si stretta. Cioè, è la cosa più bella del mondo sto coso. Ma vabbè, lasciamo stare. Non è per trattarmi, però ragazzi è bellissimo. Na, 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 na. Ok, solo che sporca un po' le manine. Infatti lo devo andare ad iniziare un altro poco. Però vabbè, mettiamo nella sua ciotola. Poi l'ultimo che vi mostro è da 100 grammi ed è il clay slime, sì, questo, che guardate qua, prenditi, ok. Ma questa è la cosa più bella del mondo. Però il pizza slime non lo può superare nessuno. Comunque era bellissimo. Adesso vi conto e vi dico quanti sono. Ok, ragazzi, sono 11, ve l'avevo detto, più di 10. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Oh mio Dio. Vi mando un bacio, iscrivetevi, lasciate mi piace e commentate. Ciao!